E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati su VRC Generations, pronti per continuare ad andare a mettere in pista una delle tante auto presenti qui in questo titolo targato Codemaster in uno dei tanti Power Stage presenti. Allora, siamo già qui nella schermata di scelta Power Stage, l'ultima tappa l'abbiamo fatta in Galles con l'Audi... con l'Audi 4A1, non mi veniva in mente. Siamo pronti per andare a vedere quale altra tappa dobbiamo affrontare. Quindi, per scoprirlo, dentro con la ruota e vediamo che cosa il caso ci riserva. Bene, eccoci qua, allora siamo pronti per girare la ruota. Andiamola a scoprire. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci toccherà fare. Ok, Yazıbald in Turchia. Ok, andiamoci a fare il rally di Turchia. Ovviamente lo abbiamo già qui vicino. Rally di Turchia richiede bassa velocità su strade ripide e dissestate, ad alta dose di pericolosità a causa della scarsa visibilità. Bene, quello che a noi piace. Allora, il Power Stage Yazıbald, eccolo qui. Bene, bene. Mi pare ci abbiamo già corsi in Turchia noi. Nel senso, nella carriera l'abbiamo già affrontata la Turchia. Non lo so. Allora, questo qui lo faremo casuale, nuvoloso, perfetto. Ok, andiamo a selezionare quindi una delle varie auto, una tra queste auto, per vedere con quale affronteremo la Turchia. E siamo sempre pronti quindi a girare questa ruota. Peugeot 205 Turbo Evo 2, categoria Legend. Perfetto, e allora selezioniamola e andiamo in pista. Ok, allora, eccolo qui, Evo 2, avevamo anche l'Evo 1, sicuramente lo utilizzeremo in un futuro, ma quest'oggi ci toccherà lui. Molto più potente, 20 kg in più, ma 110 cavalli in più, e una coppia anche di 50 Nm in più, cioè 60 Nm. Ok, va bene, va bene, va bene. Juha Hankunen e Juha Pironen, il team Peugeot Talbot Sport. E andiamo dentro in Turchia. Speriamo di non fare troppi danni. Io, come al solito, come di consueto, non metto il volante, non metto le mani, non mi metto alla guida su VRC da discreto tempo. Quindi credo che ci sarà da riprendere un po' la mano. Guarda già che strade ci stanno da fare. Ok, allora, ci hanno detto basse velocità, quindi non è che dovremmo andare proprio a 3000 km orari. Però dovremmo sicuramente stare attenti. Guarda, anche qui davanti un deltone incredibile. Senti che ruggito. Ed eccolo qui. Mamma mia, anche questo qui cattivissimo come Peugeot. Le gomme, terra morbida, sì, sì, sì. Pronti a partire, guys? Si va. Ragazzi, ci sono un sacco di problemi. Cioè, io ve lo dico, veramente un botto di problemi. Non andava il volante, nel senso l'angolazione non c'era, ma l'ho sistemata. È un'ora che cerco di sistemare il TH8A, il cambio, ma non so per quale motivo ha deciso di non funzionare. Non mi prende il freno a mano, ma vi faccio vedere... No, ho sbagliato. Ma vi faccio vedere che il tasto è inserito. Marcia numero 4. Quella che ho sempre usato per il freno a mano. Non va. Ha deciso che non deve andare. D'accordo. Andremo senza... andremo senza freno a mano, ladies and gentlemen. Che vi devo dire? Vediamocela un attimo da esterna. Io ovviamente non è che posso stare una giornata intera che ho ritagliato per registrarmi qualche episodio, perché io, insomma, le tempistiche sono sempre quelle che sono a causa degli impegni. Se devo perdere un'ora per sistemare il volante, per sistemare un cambio che non ha nulla, ho provato a staccarlo, riattaccarlo. Eppure l'ultima volta che l'ho usato è stato nell'episodio di Breakfast. E insomma, funzionava benissimo. Non mi ero accorto di averlo staccato, però poi l'ho riattaccato, ma non funzionava comunque. E allora io che vi devo dire? Andiamo così. Vabbè, mettiamo la visuale dal cofano adesso. Facciamoci questa tappa. Comunque no, questa la Turchia non l'abbiamo mai fatta, quindi
destra 4, non tagliare, in sinistra 4. La visibilità, ci hanno detto, è scarsa, non so che dirvi, non so che dirvi. Firmware tutto aggiornato, l'ho collegato anche al PC per controllare se effettivamente funzionasse. Funziona. Dove ci siamo incastrati? Allora, guarda, allora oggi sono già oggi la giornata è partita male, eh. Sono nervoso, sono assai nervoso adesso. Comunque, possono mettere le curve dopo il salto, ma siete veramente dei criminali. Sinistra 2 taglia. Mi hai detto taglia! Ho tagliato! E allora non mi dire taglia! Se non posso tagliare. Copilota, ma che cazzo c'è? Ma nel senso? Mi dai le false informazioni, mi dai. Qui mi dici non tagliare assolutamente, lì mi dici taglia, io ho tagliato. Sinistra 3 stringi, non tagliare, e destra 2. Ah, ragazzi, la rifaccio. Perché non può essere. Ma non può essere, ma non può essere. Poi sto cazzo di filo. Mettilo così. Uno. Andiamo. Che bello che non funziona il freno a mano, quanto mi rode il culo. Allora, dai, rifacciamola. Vediamo un attimo di andare un po' più caudi, perché in sinistra 4 chiude, in destra piena. Rischiamo solo di fare più danni del previsto. Molto stretta, e destra 4 non tagliare. Questa è solo di seconda, terza questa tappa. Stringe, in sinistra 4 tieni, in salta su cima. In destra 5, dossi, e sinistra 4. Raramente 3, potremmo mettere quarta e quinta. E sinistra 3, in destra 5, stringi, non tagliare, dossi. Ok, vai così. In sinistra 4, tieni, destra 5, corta. E stai al centro, su cima, in sinistra 4, in destra 4, corta, non tagliare, 30. Madonna santa. Attenzione, destra 3, su, salta, stringi. In sinistra 4, in destra 5. Sinistra 4, e destra 3, 5, chiude, vai. Destra 4, non tagliare, in sinistra 4. Ok, vabbè, questo è il pezzo iniziale, l'abbiamo fatto, quindi ok. No, il problema è che non ce lo ricordiamo, questo è un altro. Questo è un altro discorso. Frena, sinistra 3, in secca destra 3. Non me la ricordavo minimamente quella curva. Sinistra 3, corta. In destra 4 chiude, in sinistra 3 chiude. Ok, un po' di parkour. In destra 3 corta, non tagliare. Un po' di parkour, un po' di parkour abbiamo fatto lì. Madonna. E sinistra 4 chiude, in destra 3 corta, apre. Mamma mia l'albero. Sinistra 2 corta, non tagliare, 30. Non tagliare, non tagliamo, non tagliamo, non tagliamo. E curve molto stretta per 30. Sinistra 4 stringe, in destra 3. In sinistra 3 corta, in destra 3. Ok, una fratta, abbiamo estirpato un albero. Ma guarda qui, queste curve sono corta, e destra 3 stringi. Sono illegali. 2 su cima, apre contropendenza. E sinistra 4 chiude corta, in destra 4 media 30. Perché la cosa è molto dosso più complicata. Dosso in sinistra 5. In sinistra 3 corta, in destra 3 media. Questo me lo sono ricordato. In pericolo sinistra 1, stringe, in destra 2. In sinistra 2, in destra 2. E sinistra 1 apre, e destra 4 corta. Ok. Curve 20. Sinistra 2 corta, taglia poco, e destra 3 non tagliare. In sinistra piena, dossi 150. Madonna ragazzuoli, che panico. Sinistra 6 dossi chiude. Calma. Rallentala un po', perché destra 4 non tagliare, e destra 5 non tagliare. E sinistra 5 su cima, chiude 3, 60. Chiude 3, occhio. Sinistra 3 chiude. E destra 4 dossi, 60. Credo che un po' d'olio a questi pedali devo iniziare a mettere, perché sinistra senti come fischiettano. Cima, e destra piena, non tagliare, 50. La molla inizia a dare un po'. Incrocio un po' di cedimenti, stringe, eh. Si vola.
E tornante sinistro, in destra 2, corta 30. Ok, ma è così. Falla con calma, con calma, con calma, con calma, piano piano. Che è pieno di rocce, di montagne. Ok, qui abbiamo potuto tagliare. E sinistra 2, non tagliare. No, no, non tagliamo neanche qui, non tagliamo nulla, non tagliamo niente, non tagliamo niente. E destra 2, in tornante sinistro, apre. Ok, vai così. Abbiamo, ha detto che apre, però insomma. Non ha aperto poi così tanto. Stiamo andando meglio di prima, secondo voi? Non lo so. Non vo' so di. Secondo me stiamo andando peggio. Almeno sembra, però in realtà non abbiamo fatto errori fino a questo momento, quindi. Bisogna andare. Un po' lenti. E destra piena, su cima stringe, in destra 4. E sinistra 1, e destra piena 30. Porco due, ho preso sta roccia, mi sono sfondato la vita. Mi sono sfondato la vita, davvero. Sì, vabbè, ma manca a parte così, dai! Su! Tornante destro, in destra piena. E sinistra piena su cima. Attenzione, sinistra 4, stringe all'incrocio 80. Destra piena, in salta, stai al centro 100. Ma io salto poco. Su cima, stai al centro 200. Salto poco. Destra 6, su cima 50. Destra piena 30. Attenzione, destra 4 corta, su cima. Ma è così, questa l'abbiamo fatta anche prima. Attenzione, destra 3 corta, apre, in destra 3 corta. Ok, queste prima anche l'abbiamo fatte così. Destra 4 lunga. Dobbiamo stare attenti a quell'altro dove ci siamo sinistra 4, 20. Lanciati male. Ovvero questa. Destra 4 chiude. E destra 3, in sinistra 3 corta, apre. Ok. Freno pesante, tornante sinistro. Ok, vai così con calma. Apre 30, stai al centro. E questa è tutta roba che abbiamo già fatto prima. In destra piena, 50. Quindi più o meno ce l'abbiamo abbastanza presente. Becca destra, apre. Ora ricordiamoci quel taglia dove non dobbiamo tagliare. E sinistra 5 chiude. E destra 5. Vai così, anche prima che abbiamo fatto un po' frattelle. E sinistra 5 stringe, su cima, in sinistra, destra 4. E sinistra 2 taglia, in destra 4. Sinistra 2 taglia, al cazzo taglio. Non taglio manco per niente, che prima mi hai trollato. Destra 5 stringe. Maledetto. Maledetto. E destra 5 corta, chiude 3, non tagliare assolutamente, stringi. Pensavo di passarci. Pensavo di slittare abbastanza per non prenderlo e fargli il pelo. Non gli ho fatto il pelo, l'ho preso anch'io. Vabbè. L'abbiamo salvata prima, da lì, e non l'abbiamo salvata adesso. Ci sta, ci sta, ci sta. Va bene, va bene, va bene. Comunque, meno errori di prima. Questo. Questo è già qualcosa. E sinistra piena, e destra 6, chiude 3, corta, molto stretta. In sinistra 5, e destra 6. Chiude 3, molto stretta, eccola qua. In sinistra 3 corta, in destra 4, in sinistra 4 stringe. Vabbè, qua ci siamo lanciati anche prima. E sinistra 5, 30. Vabbè. 5 frena, per tornante sinistro 30. Una penalità la dovevamo prendere. Destra piena lunga, chiude 3, roccia interna. Qui sono tutte cose, tutti in pezzi nuovi corta, adesso. In destra 5 non tagliare. In sinistra 2, corta 40. Ma sto muro pericoloso qui. In sinistra 3, certo, anche in quelle curve dove c'è l'albero in uscita no, eh. Porca troia. Ma qui veramente c'è, muore la strada. E destra 5 pieni, sinistra 4. Mettetegli un cazzo di cartello, non si vede una sega.
Madonna. Ma siamo matti. Attenzione, frena, secca sinistra, balla interna, 30. Sinistra 6, in salta su cima, in destra 5. E sinistra 4, non tagliare. E destra 4, corta, in sinistra 5, in destra 6, chiude, 30. Destra 4, corta, non tagliare, in sinistra 3, tieni, destra 3, corta. E sinistra 3, in destra 4, chiude. In sinistra 3 corta, in destra piena. Vedo tutto offuscato, cioè nel senso, corta, frena, con tutte ste rocce vedo tutto uguale, tutto uguale. Piena, in tornante sinistro e destra 4. Per lo show, per lo show. Tutto ok? Sì, da posto, fra, era per lo show. Quale cazzo di motivo parte così tanto? In destra 5 e per lo show, 6. Per lo show. Uno per il cash, due per lo show. Mi hai capito o no? In destra 4 corta. Incredibile. In destra 4 frena, in sinistra 3 stringe. In destra 4, in sinistra 5. Arco 2. Hai capito? No. Wow, wow. Cosa c'è? Ah, ma c'ho le gombe posteriori che sono morte. E forse usare le morbide non è stato un gran che Dio. Ok, continuiamo. In destra 5 chiude 3, barriera esterna. Turchia orribile, La Turchia fa cagare, cioè nel senso non è per noi, non è per me. Per me proprio no. Destra 4 in troppo stretta. Se capisce un cazzo. Tutte rocce. C'hai le curve dopo i salti. Che o salti o fai la curva. E puntualmente muori invece. In destra 5 lunga. E sinistra 4. Poi abbiamo un po' le gomme andate. Mancano 2 km e mezzo. E destra 2 corta 30. Sinistra 5 media e curve veloci. Curve veloci. In sinistra 6 corta 30. Curve veloci. 5 corta, cazzo. Albero interno e sinistra piena media stringe dossi. Destra 6 50. Occhio! Sinistra 5 media chiude. Madò. Sì che è per divertirci questo, però insomma. Uno vorrebbe capire un secondo come. Mamma mia la Turchia. Brutte cose la Turchia. Quattro corta non tagliare. In sinistra 3 e destra 6 brutte cose la Turchia. In destra 5 in sinistra 5 corta. Come posteriori morte. Freno pesante destra 2 non tagliare, in sinistra 3 corta. In sinistra 4 corta. C'era una macchina schiantata. Non ho visto qual era. Forse la Lancia, non lo so. In sinistra 4 corta, in destra 2 corta. C'era una macchina schiantata. Almeno non ci schiantiamo solo noi. Sinistra 3 chiude, in destra piena. Ci stiamo salvando, roccia. In sinistra piena, freno pesante per tornante sinistro 100. Qui freno a mano sarebbe stato utile, ma non l'abbiamo perché non ci funziona. Destra 4 corta 50. Destra 4 taglia 80. Ci siamo fermati salvandoci dal muro. Perché quello l'avevamo preso tutto in pieno. Abbiamo le posteriori morte. Sinistra piena chiude, in destra piena per arrivo. Vabbè, dai. Tutto sommato l'abbiamo fatta. Non so in che modo, ma. Peccato per il freno a mano un paio di volte magari sarebbe stato utile, ma. Tralasciamo. Va bene, ladies and gentlemen. Io allora vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Vediamo un po' come ci siamo messi in classifica. Ragazzi, vi dirò 35esimi al mondo, io me la collo. Me la collo, va bene, essendo la prima volta che l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un macello. Ora, tralasciando i 2 minuti e 23 di distacco dal primo al mondo. Ah, vabbè, il primo al mondo è il primo al mondo. 35esimi, guarda che io. Ma contento. Signori, io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di VRC Generations. E ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti, ragazzi.